oggi rispondiamo alle domande che ci avete fatto e partiamo con la prima, che sarebbe: se potessi riportare un marchio in vita oggi, quale sarebbe e lo faresti? Senz'altro c'è un marchio che mi piace moltissimo, ma non vi dico qual è, perché altrimenti subito ci sono quelli che... E questo merita di essere riportato in vita, e però ci vogliono un sacco di soldi, e questo è il problema principale, trovare chi è disposto a finanziare un'impresa del genere. Perché la GM voleva vendere la Lotus? La GM aveva fatto un grandissimo errore. Purtroppo, ma non voluto probabilmente, perché aveva deciso di fare un'automobile nuova, l'Elan, che avesse un motore che dovesse risultare un motore giapponese, che era stato progettato dalla Lotus e quindi portava però il marchio Isuzu, perché la Isuzu era una fabbrica giapponese all'epoca della General Motors, che faceva gli autocarri, e volevano farla anche diventare una fabbrica di automobili, quindi volevano cominciare lanciando questo motore Isuzu che era fatto in effetti dalla Lotus. E quindi la Lotus si è trovata con questa Elan nuova con dentro il motore che sembrava giapponese. Dall'altra parte, contemporaneamente, la Mazda ha deciso di fare la Miata, che si era ispirata alla vecchia Elan, per cui era una Lotus anche quella quando la vedevi, e c'aveva il motore giapponese, ma il vantaggio che aveva era che costava il 50% di meno. Questo scherzetto sul mercato è stata la morte della Elan fatta dalla Lotus. Lotus. E qual era invece la tua visione per il futuro della Lotus? Beh, io avrei fatto soltanto ed esclusivamente macchine ibride, perché una macchina sportiva non può essere soltanto elettrica, è un aborto, è una sciocchezza, perché voi sentite parlare di autonomie di 500 km, 400 km, ma se volessero realmente fare quei chilometri, che sono una favola, che un giorno che abbiamo più tempo vediamo anche come viene calcolata questa autonomia, che è una barzelletta, allora bisognerebbe mettere una batteria talmente pesante che la macchina non è più una macchina sportiva, è qualche cosa che in curva non è una macchina. Quando una macchina supera i 1500 kg è troppo pesante per fare percorsi in curva, eccetera, eccetera. Bisogna che il peso sia contenuto. La prima cosa di una macchina sportiva è il peso, che deve essere ridottissimo. Se noi lo carichiamo perché dobbiamo mettere delle belle batterie per avere una certa autonomia, la macchina diventa un ferro da stiro. Fantastico, ma che non è la macchina, non è una Gran Turismo, non è più una macchina sportiva. Ma al tempo, dopo l'Elise, c'era già un nuovo progetto in mente che Certamente era. avevamo una serie di progetti, non soltanto quello dell'Elise, era l'inizio di quella strada che avremmo percorso in quella direzione. Leggerezza, esclusività del disegno, ma in tutti i particolari un'attenzione speciale al risultato che vogliamo ottenere, quindi deve essere il miglior risultato per quanto riguarda le prestazioni con consumi ridottissimi, perché l'Elise consuma molto poco È vero? e deve consumare, però è una macchina che, se noi vogliamo sfidare qualsiasi macchina sportiva e scegliamo un percorso tortuoso, l'Elise vince dappertutto, contro tutte le macchine più grosse, più potenti, eccetera, eccetera. Perché? Perché è più adatta a muoversi agilmente nelle curve, che così deve essere una macchina sportiva. A proposito dell'Elise, da dove è nata l'ispirazione del design di questa macchina? Noi abbiamo fatto un briefing molto importante a diverse case che avevano chiesto di poter partecipare a questa proposta del nuovo stile di una Lotus, per cui abbiamo spiegato quali erano le caratteristiche che volevamo, cioè doveva essere una macchina che ricordasse molto lo stile precedente delle Bugatti, scusate, Delle della Lotus. Lotus, perché doveva essere di quella famiglia, prima cosa, doveva avere una leggerezza assoluta, una manevolezza incredibile, una bellezza tutta sua particolare.
Ovviamente doveva avere il posto per due persone e che ci potesse stare anche un po' di bagaglio, perché quando accompagni con te una bellissima fanciulla deve portarsi anche tutti i suoi beauty case, le cose, eccetera, eccetera, oltre alla spazzolina dei denti, per cui bisogna che sia attrezzata per poterlo fare questo servizio, e allora trovi due persone felici in macchina. Perfetto, ma se le LAN S2 non fossero state fatte, l'Elise sarebbe riuscita lo stesso a nascere o non ci sarebbero Ci state? sarebbe voluto un po' più di tempo. Per noi è stato un vantaggio. Quando abbiamo sentito quando eravamo in trattative, che la General Motors voleva portare al macero 800 componenti già pronti per fare 800 LAN, abbiamo detto: scusate, se per voi questo è ferro vecchio, noi questo lo possiamo usare per poter fare un po' di soldi, per poter lanciare la macchina nostra nuova. Per cui non portate le ferrovie, che ci pensiamo noi a metterlo insieme, eccetera, voi non spendete un centesimo, perché loro, per loro fare le macchine significava ogni macchina perdere buon metà di quello che era l'importo, doveva essere in perdita netta, quindi era un disastro proprio per questa concorrenza che avevamo con la Miata. Ma nel caso nostro si trattava di utilizzare delle cose che a noi costavano zero, mettere insieme e venderle. Quindi questa è stata la prima idea buona che abbiamo avuto per poter rilanciare poi immediatamente l'Elise. E l'abbiamo fatto. E siete riusciti anche a venderle poi alla Ma fine? come no, abbiamo venduto anche le attrezzature, tutto quanto, per cui è servita non soltanto per l'Elise, ma abbiamo anche potuto mettere a posto le spediche. E lì avevamo il motore da cambiare, perché c'era un motore 4 cilindri un po' vecchio, che già subito l'abbiamo ridotto di cilindrata, perché avendo il motore 2002 noi in Italia dovevamo venderlo con la IVA al 33%, e che non si poteva detrarre per nessun motivo, eccetera. Per cui subito ridotto la cilindrata a 2 litri, che è stato un lavoro molto facile per noi, e abbiamo però potenziato il motore, per cui era più potente del motore 2.2. E in più abbiamo alleggerito tutto quello che era possibile dell'Esprit. L'Esprit è diventata una bella macchina, una Gran Turismo brillante. Abbiamo dovuto addirittura fare un'applicazione, perché abbiamo fatto anche il motore 8 cilindri, proprio perché su questo modello volevamo fare anche qualcosa. Abbiamo fatto un'operazione molto particolare, perché la trasmissione non potevamo cambiare, non ci potevamo permettere di spendere tutti i soldi per cambiare la trasmissione, che costava molto di più che cambiare un motore. Per cui abbiamo detto: questa trasmissione dobbiamo salvarla, ma facciamo in modo tale che la potenza aumenti gradualmente, quindi le marce dalla prima, seconda, terza e quarta avevano una potenza controllata, che non era la massima. In quinta finalmente si arrivava alla potenza massima, ma la macchina dava un'emozione particolarissima, perché in prima c'era ripresa, in seconda c'era ripresa, in terza c'era ripresa, in quarta c'era ripresa, in quinta c'era ripresa. Era una macchina ancora più brillante di quello che c'era, e abbiamo salvato il cambio senza spaccarlo, perché se noi avessimo dato tutta la potenza che aveva in Non prima, avremmo reggeva. spaccato tutti gli ingranaggi di differenziale. Per cui in questa maniera invece abbiamo fatto una macchina brillantissima che potesse dare soddisfazione. È stato un piacere. Me la ricordo quella, l'ho guidata anch'io la tua una Era volta. piacevolissima, con l'8 cilindri era una bomba. E poi davi gas, ancora, ancora, ancora. Dici, ma questa macchina dava la stessa sensazione che si provava con una Bugatti, che aveva la stessa sensazione lì, perché c'era poi una potenza veramente molto superiore. Adesso facciamo un salto al giorno d'oggi, ovvero qual è l'auto che apprezzi e rispetta i tuoi canoni? Oggi non esiste una macchina che comprenda tutto quello che potrebbe essere utile. Questo è uno dei problemi, perché ormai tutti si sono buttati sull'elettrico, perché l'elettrico ci permette, sì, però nessuno si preoccupa di vedere come viene alimentata come viene generata questa elettricità, che per cui è una barzelletta oscena. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa che io proporrei di fare è una bella colletta, per poter mandare per direttissima Elon Musk,
su Marte. E così liberarci, perché questa è stata la più grande sciagura di questo secolo, perché senza volere, lui è un furbacchione di tre corte, è uno molto intelligente ma anche molto astuto, diciamo forse. Lui ha preso proprio un'elisse, guarda caso, e ritorniamo di Vero. nuovo in ballo noi. E cosa fa? Presentato con questa elisse, con 1380 piccole batterie, quelle cilindriche dei computer, quindi erano le batterie al litio, e quindi si è presentato, e quindi ha ottenuto dal presidente Obama 340 milioni, e lui ha fatto il bingo con 340 milioni, e lì è cominciato, per caratterizzi per proseguire. E quando telefonano all'assistenza di queste grandi case, allora si sentono chiedere: ma scusi, lei per caso ha fatto funzionare l'aria condizionata? E dice: c'era una temperatura di 40 gradi. Certo che ho fatto andare. E allora che cosa pretende? No, è chiaro che è stato per strada, non sarà mica colpa della macchina se lei usa anche l'aria condizionata. Quindi deve andare sì piano, ma anche al caldo, se non vuole. Ecco. Ed inverno poi con la batteria fredda crolla Ah, sì, l'autonomia ancora di più. quello Questo è esattamente, è il famoso Elon Musk, ha anticipato di un secolo la batteria elettrica a grande diffusione sul mercato, e quindi ha messo in crisi tutto, perché poi le case automobilistiche hanno un'altra caratteristica speciale, quella di essere delle pecorelle smarrite, che seguono sempre quello che diventa il pecorone capobranco, lo seguono. Elon Musk è diventato il grande caprone che si è tirato dietro tutte le pecorelle smarrite, e quindi tutte sono andate a finire a sbattere contro il muro, perché tutte hanno fatto la macchina e si sono accorte che il mercato non è assolutamente pronto ad assorbire questo numero di macchine, perché non c'è la struttura per poter avere tutto con la corrente elettrica pulita, perché deve essere pulita, perché altrimenti è una presa per i fondelli. E c'è l'alternativa, il carburante c'è, esiste, col motore a pistone, che è il metano. Metano, nella versione liquida, ti dà tutta l'autonomia che vuoi, una potenza superiore a tutti i carburanti che noi conosciamo, perché è molto più potente della benzina. La gente non sa queste cose, ma noi abbiamo fatto Il proprio per test con quello le nel 94, 210. abbiamo fatto un record di velocità con la EB110 per dimostrare che se si usa, all'epoca era quello compresso perché non c'era, in Italia non era arrivato, noi l'avevamo già sperimentato anche in Inghilterra, quello liquido, che era fantastico. Più abbiamo 138 anni, per cui con la benzina abbiamo 100, 102, 103 anni al massimo, col metano abbiamo 100. 30. 38 anni, quindi possiamo comprimere molto di più il motore. Noi, il nostro motore che aveva 5, quello che abbiamo usato per fare la prova di record, era un motore da 550 cavalli. Col metano abbiamo trovato 90 cavalli in più, non 9, 90, quindi è diventato 640 cavalli. Quindi quando ci hanno concesso di poter fare il record, ci hanno dato una settimana di tempo, ci hanno detto: se venite a fine della settimana, domenica, altrimenti dovete aspettare 8 mesi perché siamo impegnatissimi, ci avevano messo apposta la fretta. Beh, noi in quei pochissimi giorni siamo riusciti a mettere il motore a banco, a tararlo per questo. Il motore non è stato modificato, abbiamo tarato soltanto i compressori perché potessero aumentare un po' la pressione, in quanto col metano potevamo comprimere a 17 bar la miscela nella Sì. camera di scoppio, per cui avevamo una bellissima potenza in più con i 90 cavalli, e quindi siamo andati giù a Nardò, e tutti quanti sapevano che in una giornata non si fa un record, no. Beh, noi Ce l'avete fatta. siamo andati giù, il nostro bravo Loris Bicocchi ha fatto un giro di riscaldamento, poi giù il gas, 344,7 km all'ora, e ancora non è stato battuto. È Con un vero. motore da 3 litri e mezzo non c'è nessuno che faccia questa velocità Record imbattuto. su una macchina gratuita, cioè macchina completa per andare in strada, per fare chilometri, per fare percorsi, perché ci sono macchine da record che sono delle cose che non puoi usare per fare nient'altro che, e poi basta, no? Sì. Invece con la nostra devi avere tutte le caratteristiche che sono quelle dell'automobile normale, con i pesi normali, perché tra l'altro le macchine elettriche, quando parlano di autonomia, parlano di auto senza persone a bordo, per cui è un oggetto che gira da solo lì così, e
senza vento, senza saliti, senza discesi, senza accelerati, senza frenati, uno schifo. Comunque, viva la macchina elettrica. Quindi qual è la tua auto preferita? Sicuramente non è un'auto elettrica e non puoi dire l'Elise e neanche le B110. No, io dico no, l'Elise e le 110 sono due gioiellini nel loro settore che hanno segnato la storia, perché l'Elise l'abbiamo concepita come concepita lì alla Bugatti e poi l'abbiamo portata alla Rosso perché ci fosse questo concorso eccetera, e poi per fortuna l'ha vinto proprio lo stilista interno, mm-hmm. che era il nostro Julian Thompson, sì appunto, che era veramente un bravissimo stilista, adesso ha lavorato per la Jaguar, adesso lavora per la Jaguar, è proprio molto bravo, e lui ha interpretato esattamente quello che era lo spirito della... che poi perché il mondo è pieno di imbecilli, è arrivato quel famoso personaggio che ha acquistato la prima stupidaggine che ha cambiato subito, che era appena uscita, che aveva un successo travolgente, che ce la strappavano dalle mani letteralmente, ha voluto dargli un nuovo stile perché così era prodotto suo. Sì. Questo è per dire le follie. La tua auto preferita sarà una del passato? No, io dico la mia auto arriverà. Io spero di poterlo fare. Appunto, se finalmente c'è qualcuno che ha i soldi, capisce che possiamo fare delle cose fantastiche. Iniziamo con una domanda proprio da risposta facile: se bevi più l'Ambrusco o il Negroni? Io il Prosecco. Prosecco o la Coca-Cola? E poi con i miei. La prossima è se è orgoglioso della sua passione per le auto. Direi di sì, perché l'automobile è stata l'oggetto che ci ha portati fuori dal Medioevo. È stata l'automobile, no? Che così come un attimo prima delle automobili c'erano i telai, che sono stati grazie ai torrenti che muovevano le pale, grazie alle pale eoliche di tela che usavano gli olandesi, eccetera, facevano andare questi telai, hanno cominciato a meccanizzare un po' i telai, no? Per fare i tessuti, eccetera. Uh-huh. E tutti quanti, la prima industria che hanno gestito, ma proprio qua in Europa e anche in Giappone, eccetera, sono stati i telai. Dai telai sono passati poi a scoprire l'automobile, no? Perché è arrivata sul mercato con una bomba, no? Così, carrozza a cavalli, le prime automobili, e hanno tutti si sono precipitati, no? Poi dicono che sei super in forma e se lavori ancora. Io lavoro tutti i giorni, ci mancherebbe altro. Smettere di lavorare significa farti il segno della croce, prepararti per una bella cassettina di libri, anzi prenditi le misure così non fanno fatica al momento giusto, cioè, perché il cervello quando si accorge che tu non hai più bisogno, che tu non hai più bisogno di lui perché non guardi più le ragazze e quindi che non servi a niente, e ti abbandona. Soprattutto le ragazze, attenzione. Esatto. Se non guarda più le ragazze è pericoloso. C'è qualcosa che non va. C'è un piede nella fossa. Se puoi scegliere solo una, tra le Elise e le B110, quale scegli? Guarda, sono talmente tutti e due gioielli nella loro categoria. E io infatti avevo puntato molto sulla Lotus perché, a parte il fatto che General Motors aveva deciso di venderla perché prendeva 30 milioni di sterline l'anno e per 3 anni di fila, noi quando l'abbiamo rilevata abbiamo subito guadagnato il primo anno, poi siamo arrivati al punto tale che la banca quindi si è affrettata a fare il colpo del secolo, no? Perché volevano a tutti i costi, e lì è stata una bella battaglia quella di riuscire a... perché quando ho comprato la Lotus, noi ci siamo messi d'accordo perché conoscevo il responsabile dell'Europa, che era un ispettore che veniva in Italia prima e poi era diventato il responsabile dell'Europa, e quindi gli ho telefonato quando ho sentito che era in vendita la Lotus. Gli dice: ma sul serio lo vuoi?
così. Ma dice, ma come tutto? Perché qua dice, tutti qua in Inghilterra mi chiedono soltanto di comprare la parte ingegneria, io invece devo vendere tutta la mare. Ma dico, ci mancherebbe altro, io voglio la rotonda nel suo complesso perché mi interessa che ci sia, che ci siano le automobili, perché voglio fare le automobili. Ah sì, vieni qua lunedì, vieni qua subito, facciamo subito, blocco tutte le trattative che abbiamo di gente che vuole l'ingegneria, eccetera. Siamo andato lì, in 10 minuti ci siamo messi d'accordo su quello che doveva essere, cosa, che mi hanno proprio trattato come un padre al quale danno la figlia, capisci? Io sono stato veramente contentissimo perché mi hanno trattato benissimo, mi hanno fatto anche un buon prezzo, ma poi soprattutto si sono messi a lavorare per pulirmi tutto, perché c'era l'amianto sui tetti, eccetera, non hanno cambiato tutto, poi c'era il suolo anche inquinato perché lì. Durante la guerra la Lotus era un aeroporto militare, per cui c'erano gli aeroplani che partivano, olio, sai, sotto, c'era di tutto, insomma, nel terreno. Mi hanno cambiato perfino il terreno, quindi non l'ho chiesto, ma c'erano gli avvocati loro che hanno messo addirittura 22 avvocati, no? Questi della General Motors, perché c'era questo studio di avvocati, in 22 si sono presentati, no? Io ce n'avevo uno, ma intelligentissimo, che... bastava per 22. Bastava per 22 tranquillamente, ma hanno fatto un contratto di 4.000 pagine e quindi non finivano mai, no? Io poi gli ho dato l'ultimatum, dico, sentite, se non mi chiudete entro la prossima settimana, venerdì della prossima settimana non è chiusa, voi potete andare a portarvi i vostri stracci, le vostre carte, perché non ne posso più di aspettare, io ho bisogno della Lotus che sia pronta al più presto, perché dovevo tamponare quegli attacchi che c'avevo giù alla Bugatti, quindi ero molto agitato, avevo molto fretta. Sì. Infatti, finalmente hanno dovuto spostare l'orologio a mezzanotte, che abbiamo fatto la prima materialmente alle 4 del mattino, però hanno spostato l'accetta dell'orologio a mezzanotte, per cui hanno rispettato, capisci, il mio dictac, e quindi abbiamo firmato tutto. 4.000 pagine, la firma in fondo, capisci? Una cosa incredibile. Abbiamo riempito l'armadio di pagine, poi siamo andati di corsa, sono andato sulla Lotus per dare ordini, per pulire la fabbrica, dovevi andare 15 giorni di pulizie generali, tutto spitturare, tutto quello che si poteva, per farla diventare una cosa finalmente che potesse essere ammirata dai clienti Lotus e dai clienti Bugatti che c'erano nel passato e quelli che avevamo cominciato a mettere sul mercato noi. Che potessero venire lì alla Lotus, e questa è stata una bellissima festa, gratis, perché ho detto non un centesimo per pagarvi, ma se volete che la vostra fabbrica vada avanti senza licenziare una persona, io sono pronto a farvi queste condizioni. Se accettate bene, altrimenti hanno accettato e si sono messi a lavorare come dei matti, e poi quando sono arrivati abbiamo fatto la presentazione, eccetera. Quando arrivavano i giornalisti inglesi che chiedevano, beh, allora, che cosa potete dire che sono arrivati questi italiani qua, così. Noi siamo orgogliosi perché è arrivata la Bugatti, da Bugatti a prenderci, a salvarci. Questi sanno quello che vogliono fare. Abbiamo un programma finalmente, sappiamo quello che dobbiamo fare e ci metteremo a lavorare come dei matti. Siamo stati fortunatissimi noi. Sì. Ma tecnicamente cambieresti qualcosa dell'Elise e la Bugatti? No, farei l'Elise, poi farei un modello superiore, poi farei una macchina anche per andare dappertutto, ma che abbia delle caratteristiche tutte particolari. Non è che ti posso dire tutto, se no magari tu ma intendo che magari con gli occhi di oggi, se al tempo avresti cambiato qualcosa, cioè la macchina... Ti piace così com'è anche le B110 dal punto di vista della tecnica? L'Elise avrei fatto in modo tale che fosse più facile salire e scendere. Sì, ti do ragione su quello. No, io tanto questo è altro che facessero le porte. Che... Ecco, invece sulle B110 cambieresti qualcosa? Farei tutte le... Dunque, io stavo per fare la berlina. Sì, era le B110. Una macchina di una... Guarda, una gioia guidare quella macchina lì, tu non hai idea. Aveva il motore davanti, 6 litri senza turbo, aveva una coppia micidiale, tu sfioravi il gas,
era molto più rapida, più nell'accelerazione e la maneggevolezza, perché sai, il motore anteriore, dietro l'asse anteriore, tu ce l'hai sul volante, tu fai quello che vuoi, c'hai una padronanza della macchina superiore. Col motore posteriore tu c'hai sì una bella aderenza dietro, che quando hai tutti i cavalli che aveva la Bugatti era ideale, perché se volevi avere delle prestazioni così. Sì. Però quando tu vai oltre il limite, il motore ti porta fuori, sì, fai molta più fatica a riprendere la macchina e tenere in strada. Sì. Col volante che ti guida questa massa, tu riesci a correggere molto meglio la macchina quando comincia a sbandare, a fare qualche cosa. È molto più sicura. Sì, è più facile. Prima cosa. Poi aveva naturalmente spazio per quattro persone, per cui andava bene per le famiglie. E io vedevo, quando noi presentavamo le nostre B110, quando salivano a bordo due amici, no, che volevano provare, guardare, che magari avevano intenzione di comprare, salivano a bordo e poi sentivo, guardavano, 400, si guardavano, 400, come per dire, cioè la paura, sì, perché avevano paura letteralmente, perché sai, dire un conto è parlare di una macchina che è veloce, ma una macchina che va veloce veramente come quella lì, non la trovi. La Bugatti spingevi e arrivavi a 351, che era subito, no? Che dovevi fare una preparazione speciale, ci arrivava in un battibaleno, capisci? Per cui sai, è una velocità veramente stratosferica per un uomo bravo, guidatore, eccetera, ma che è arrivato al massimo, forse in vita sua, a 220, 230, forse una volta ha fatto i 250, ma 350, sì, capisci? È talmente super. Guarda, quando noi andavamo di notte per fare le prove, perché all'epoca ancora c'erano gli apparecchi che erano atterrati con i radar, atterrati a 200 all'ora, per cui bisogna andare oltre i 200 all'ora, no? Perché per non essere bloccati. Non ti prendevano sopra. Ecco, ma tu sull'autostrada, quando passavi una macchina veloce, c'era qualche macchina veloce che ti copiava, qualche Porsche, magari qualche Ferrari, così, no? Noi da lontano ti davamo un colpetto di fare, no? Per farti capire, per far capire a questi che si spostassero. Sì. E questi si spostavano rapidamente. Ma quando passavi proprio facevi, vedi proprio, li passavi così, no? Cioè, non era sembravano fermi. Qui c'è la cosa e tu sei lì che li sorpassi. No, era proprio così, no? Capisci? Sì. Per cui questi, vedi proprio, contemporaneamente ti dava una sberra di aria, no? Sì. Proprio ti dava quella carezza, no? Spostati. Sì. Ma si spostavano con una rapidità, perché vedono queste luci che arrivavano, capisci? 100 metri al secondo, guarda che fa impressione, se ti posso assicurare, ecco. Io non sono mai andata così veloce. No, ti dico, vedrai, provala. Comunque quando vedi le gare, tu guarda e vedrai che quando il conto chilometri arriva a 300, 330 è già una punta massima. Con le moto sono arrivati anche ad arrivare circa 340 all'ora, ma 360 ti dico è tantissimo, no? Quindi basta quello, no? Per una macchina stradale, se vuoi fare delle corse è un altro conto. Ma insomma, e quindi in Germania, capisci, siccome potevano andare così in certi sull'autobahn e ci andavano, capisci? E noi ci hanno fatto quello scherzetto di boicottarci, di allentarci le scatole dello sterzo, e se lì proprio abbiamo avuto. C'è San Cristoforo che ci ha protetto, perché come potevamo sfuggire, era proprio una trappola mortale, sì, nel senso vero, sì, della parola, perché lì sarebbe successo sicuramente un incidente bruttissimo, perché a quella velocità, col volante, la scatola stessa che non è fissata, che sembra che la prima volta che la guidi non ti rendi conto che questo gioco è irregolare, invece per fortuna quell'omino che doveva caricare le macchine non c'era, era malato quel giorno, e per cui l'ha caricata Loris, e siccome l'aveva provata la sera, sì, tutto perfetto, prende la macchina per caricare, si guarda che c'è un gioco, lo stesso, dice, ma com'è? La mette sul ponte e vede che la scatola stessa è allentata, controlla tutte e sei con la scatola stessa è allentata, sì, capisci cosa vuol dire? Guarda, ne ho passate troppe, no? di rischi, di cose tremende. E cos'è che ti ha sempre spinto ad andare avanti, già da quando eri bambino? Cos'è che ti ha... Beh, no, ma io ho avuto la fortuna, raccontava
ragazzi. Ho avuto la fortuna, mi sarebbe venuta subito dopo, ho avuto la fortuna quando ero soldato alla Mendola durante la guerra, no? Che era venuto in vacanza premio un mio cugino che faceva il militare, che era stato lì qualche giorno con noi e poi era ritornato nel suo reparto. Era partito e si era dimenticato un libro. Io avevo esaurito tutti i miei libri di Sagari, tutti i pirati della Malesia, tutti gli indiani d'America, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui. Poi quelli dei ragazzi della Via Pale, eccetera, perché ero un lettore. Per fortuna io ho avuto la fortuna di amare molto la lettura. E questo mi ha dato la possibilità di imparare tante cose in più che la scuola non ti può dare. Tu puoi diventare ingegnere, ma se tu non studi da te stesso e non vai avanti, e questo qui è partito in licenza e ha lasciato sto libro. Io non lo c'ero lì, invece questo qui lo sfoglio, era intitolato Come ottenere la patente diesel. All'epoca siccome i camion e tutte le macchine comunque erano molto necessitavano di molta manutenzione, no? Perché, no? E quindi c'era tutta una spiegazione come disegni, come erano fatti i motori, le trasmissioni, questo qua. Io ho notato che era un libro molto interessante, me lo sono letto tutto, avevo 10 anni, me lo sono letto 3 volte, dico, questa è la mia vita, io farò questa attività qua, i motori, le macchine, eccetera, che bello, interessante. Per cui da quel momento ho avuto la fortuna, guerra, che sono fuggiti gli alpini, perché c'è stato l'8 settembre, e quindi tutti i mezzi militari che andavano via e andavano a vedere come erano fatti, eccetera, perché poi, siccome erano lì vicini a noi, perché c'era, avevano messo i aerostati per sentire quando passavano gli aeroplani, quando sarebbero arrivati, c'erano questi grossi padelloni, no? Che ascoltavano il rumore del cielo, no? E quindi c'era tutte queste attrezzature, c'erano i militari con i mezzi, per cui lì dentro. Poi sono arrivati i tedeschi che pian pianino si ritiravano, e anche quelli con le loro macchine militari, le Volkswagen Maggiorino militare, eccetera, eccetera, per cui sulle macchine a guidarle, in escorto, eccetera. Poi sono arrivati gli inglesi e poi gli americani, sempre dentro il cofre dei motori a guidare questo, quello, quell'altro, per cui io quando sono arrivato giù dalla Mendola, che avevo 15 anni, era tornare a vivere e subito cercare di pasticciare, perché volevo farmi la motocicletta da corsa, la prima cosa, per cui bisognava guadagnare. Quindi mi sono fatto in casa dove c'era il garage di mio padre, che era per fortuna abbastanza grandino, dove ci teneva il suo camioncino, la sua macchina, eccetera, eccetera, poi un altro camioncino. E lì mi ero fatto la mia officinetta e riparavo le macchine degli amici, e poi degli amici degli amici, e quindi guadagnavo un po' di soldini. Poi ho cominciato la scuola all'Istituto Industriale, ho accelerato la mia competenza, c'erano tutti i laboratori, si imparava molto di robe di macchine, eccetera, eccetera. Ho fatto anche questo e quindi a 16 anni c'avevo il primo operaio, perché io andavo a scuola e facevamo 8 ore al giorno, solo sabato pomeriggio, era una di quelle scuole complete, che siccome c'era tutta l'industria bolzano, avevano fatto questo istituto industriale proprio per preparare tutti i tecnici. Quindi noi avevamo una preparazione come periti, ma molto avanzata, e quindi eravamo proprio molto vicini a quello che poteva essere la laurea dell'ingegneria. Ma quello che era importante è la pratica, no? Tutti i macchinari, tutte le cose, per cui c'era una competenza notevole. E quindi sono lì, quello mi ha dato una bella spinta, e c'erano tutte queste macchine militari, eccetera. Poi finisce la guerra e c'erano tutti i campi ARAR che avevano raccolto tutte queste macchine che c'erano in giro, che erano sfasciate, rotte, non si sapeva di chi fosse, sequestrate, eccetera, eccetera, che venivano poi messe all'asta oppure venivano smontate. E io ero lì proprio tutti i giorni a vedere che cosa era arrivato, se era arrivato qualcosa di interessante, eccetera, eccetera. E quindi è stato proprio un lavoro di ricostruzione. Ho cominciato ricostruendo proprio quelle macchine che erano, in qualche maniera si potevano recuperare,
perché non c'era niente, le industrie erano state tutte distrutte completamente. Quindi c'erano quelle macchine anteguerra, sì, perché quelle fatte durante la guerra erano proprio pochissime, e comunque non erano macchine civili, erano tutte macchine militari, sì, quindi non servivano. E poi finalmente hanno cominciato pian pianino a rivedersi qualche cosa. Allora la Fiat aveva fatto la giardinetta di legno, perché non c'era abbastanza acciaio, tutte le fiancate di legno, perché c'era pochissimo acciaio, e quindi perché mancava le acciaierie, tutto era da ricostruire. E poi la Topolino, quella vecchia, poi finalmente sono arrivate le prime Topolino, quella nuova, la Topolino C, che era già un macchinino più carino, e poi la 500 c'è stato proprio il passo con la carrozzeria portante, no? Perché fino allora c'erano i telaietti sopra. Sì. Poi loro hanno fatto questo passaggio avanti, il salto avanti, già cosa, che era la carrozzeria portante, no? E quindi un po' più di struttura, di resistenza, eccetera. E con i motori che consumassero il meno possibile, però la qualità era ancora molto precaria, no? La Fiat metteva a posto le macchine che in base alle segnalazioni che riceveva dei clienti, c'era questa rottura, questa cosa. Ma sì, facevano l'esperienza tramite i clienti. I clienti dovevano pagare tutto. Bene, peccato. Ma che sono stronzi. Sì. Che Dio l'ha lui.